Grazie, ma sì, sicuramente Franco Moro ha già fatto alcune importanti considerazioni. Io, dato che sicuramente non tutti hanno avuto la possibilità di leggerla, la nostra mozione, la voglio leggere perché mi sembra giusto se si discute su questo, che sicuramente. Quindi, la mozione dice questo. In merito al progetto di linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Genova-Tortona, il gruppo consiliare di Unità per Novi, che è composto a livello locale dai partiti della Rifondazione Comunista, dei Comunisti Italiani e di SEL, esprime quanto segue. Visto il pesante impatto che l'opera avrà sul nostro territorio, come evidenziato nel 2005 nella relazione dell'allora assessore comunale Mallarico, data la presenza di una pesante cantieristica che prevede un impiego di circa 900 persone solo a Novi, senza adeguati servizi abitativi, sanitari e socioassistenziali necessari per garantire un'adeguata vivibilità delle città. Stimato l'alto costo dell'opera TAP-TAC Genova-Tortona, sommata all'incongruenza di una linea dove, come peraltro espresso in un'intervista dall'amministratore delegato di Trenitalia Mario Moretti, è impossibile far coesistere un traffico merci e un traffico passeggeri comuni anche a tutte le altre tratte ad alta velocità. Sottolineato il non rispetto della normativa europea relativa alla necessità di assegnare la realizzazione dell'opera ad un'impresa scelta con gara europea al fine di contenere costi dell'opera stessa e all'efficienza con cui verranno svolti i lavori. Valutata la scarsa chiarezza con cui il COCI gestisce la realizzazione dei lotti in relazione alle opere compensative richieste dai comuni e la mancanza di certezza sul rilancio del nodo ferroviario di San Bovo, viste le delibere del Consiglio Comunale di Novi e del Consiglio Provinciale di Alessandria del 2005, in cui si dà parere favorevole all'opera a terzo valico subordinando la realizzazione delle opere compensative prima dell'inizio dei lavori costruttivi della nuova linea ferroviaria. A questo proposito devo precisare che sia a Novi sia a livello provinciale il partito della Rifondazione si aveva votato contro e il partito dei comunisti italiani si era astenuto, per chiarezza. Evidenziate le intermittenze della fase di attuazione del progetto che prevede l'inizio dei lavori senza una progettazione esecutiva, che i lavori riguardino solo il tracciato Genova-Certezza, senza Genova-Tortona, senza certezza sul prosieguo delle successive tratte, essendo spezzettate per lotti costruttivi e non finalizzate, con l'elevato rischio che l'opera non venga portata a termine integralmente, ma solo in alcuni tratti. Verificato l'elevatissimo costo dell'opera, pari a 6,2 miliardi di euro per 53 km di linea, considerata la pesante crisi economica che il nostro paese sta attraversando, pagata soprattutto dai ceti popolari con notevoli tagli ai servizi ed elevati aumenti del costo della vita, vista la necessità di utilizzare con parsimonia le poche risorse esistenti da impiegare verso progetti mirati allo sviluppo del paese, aventi al centro il lavoro e la salvaguardia del territorio. Esaminata attentamente la gestione economica del progetto dell'alta velocità, facilmente permeabile alle infiltrazioni delle organizzazioni malavitose, come ampiamente dimostrato dal libro scritto nel 1999 dal giudice Ferdinando Imposimato e dai giornalisti Pisauro e Provisionato, intitolato Corruzione ad alta velocità. Considerate le alternative al progetto Terzo Valico, concernenti il potenziamento delle linee merci esistenti, attualmente ben lontane dalla saturazione, con un traffico in costante diminuzione, come dimostrano le recenti statistiche riportate dall'autorità portuale di Genova. Impegna il Consiglio Comunale di Novi Ligure a riaprire la discussione sull'opera cercando soluzioni alternative ed esprimendo contrarietà all'attuale progetto. Mi scuso perché non sto tanto bene, ho la tosse, il raffreddore, un po' d'arterio, ma quella d'arterio ce l'ho comunque, a prescindere dalla. Però cercherò di spiegare i motivi, come ha già fatto Franco, che riguardano questa cosa. Come un po' tutti sanno, probabilmente quelli che sono in quest'anno, questa linea denominata Terzo Valico nasce nei primi anni 90 e da subito si configura come un tracciato inutile
dal punto di vista logistico ed economico. 20 anni di discussione ci consegnano un progetto definitivo con un impatto ambientale incredibile sulla nostra città, che verrebbe, perlomeno in una sua parte, praticamente devastata, cioè nelle zone del Basso Piede, della Piede della Merenda. L'incertezza dei finanziamenti e la progettazione esecutiva non permette ai cittadini di sapere come cambierà il volto di noi nei prossimi anni. E quindi questo mi fa dire che si tratta, insieme al fatto che Novi, col Terzo Vallo, diventerà un cantiere a cielo aperto, con decine di ettari di territorio che andranno irrimediabilmente persi, danni permanenti alla falda acquifera, polveri, rumori, vibrazioni e viabilità, mi fa dire che questa è un'opera inutile e dannosa. Continuando, mi sono scritto qualcosa, perché io in genere lo sapete che non mi scrivo mai niente, ma dato che l'argomento è sicuramente molto serio e io non sto bene. Comunque, su tutti i giornali appaiono articoli relativi alle montagne di carta che sono riversate nelle sedi della regione, siete la Liguria, del Piemonte e dei comuni come Novi interessati al treno alta velocità. Si accenna a molti problemi, dai pozzi ai sottopassi, ai cantieri, al traffico di camion per anni, alle cave, a dove depositare lo smarino, ai terreni contenienti amianto, tra l'altro c'è questa posizione del comune di Arquata su questa cosa qui, alle falde a rischio prosciugamento, alle compensazioni alle chiese di sinistra. Nessuno, di fronte all'ennesimo annuncio ufficiale, a partire dal 1992, che i lavori stanno per iniziare, si chiede se quest'opera, dal disastroso impatto sull'ambiente e sulle condizioni di almeno 100.000 persone, serve realmente. Nasce nel 1920, come dichiarò lo stesso Necci, in funzione di carte di scambio per avere il via al resto della TAV. Un'opera che subito i comitanti battezzarono con un utile per alcuni, un lusso per pochi, un danno per molti a spese. Le motivazioni che abbiamo sentito per Arle, i 55.000 passeggeri al giorno ad alta velocità nella tappa unica Milano-Genova e il fatto che si diceva che così i milanesi avrebbero potuto andare al teatro Carlo Felice a Genova e i genovesi al teatro alla Scala, la saturazione della linea, il trasporto merci sui binari anche su strada sono scorpionicati. A volte ci raccontano che serve per il porto di Genova, per trasportare le merci cinesi, tanto da essere di moda, per collegare Genova. Ma il traffico di container a Genova è in caduta da anni. I dati segnalano un cambio. Dicono che gli attuali 5 valichi, che i valichi sono 5, 2 dei giovi, la Volta di Alessandro, la Pontre Molese e la Savona Torino, non sarebbero sufficienti. E allora perché non allargare a modernare queste linee e velocizzarle con una spesa ben inferiore ai 10.000 miliardi di lire previsti per il Terzo Vallo, renderle così pronte a ricevere un traffico che per ora non c'è e nel contempo migliorare i servizi per i pendolari che stanno peggiorando non solo qui ma dappertutto in modo vertiginoso. E purtroppo questi interventi su zone che sono già solcate da linee ferroviarie provocherebbero ulteriori sfracelli. Non si sa dove sia l'esigenza di questa nuova linea. La Volta di Alessandro, che ha una potenzialità di 70 treni merci quotidiani invece di passare 3 o 4 al giorno. Non si sa dove tutta questa reddibilità. Le previsioni più ottimistiche prevedono un ricavo massimo del 15% rispetto alle spese dell'opera. Il costo, che nel 92 allora era di 3.300 miliardi di lire, è salito alle cifre che sono state dette, 6 miliardi e 200 milioni. Il TAR si è rivelato un collaudato sistema di redistribuzione di ricchezza pubblica da alcuni privati, il criterio dichiarato semplificato, con l'utile ai privati, costi e perdite allo Stato.
chi pagherà l'opera? Neppure un centesimo dei privati. Naturalmente veniva detto che il 60% sarebbe stato messo per me. Solo i tre precedenti progetti, tutti bocciati, e per gli inutili fuori porta lo Stato avrebbe speso molti soldi. Per quanto riguarda questo ultimo progetto, che è tutto a carico dello Stato, con un fortissimo indebitamento sino al 2040, che andrà a ridurre la possibilità futura di interventi seri e verrà spalmato sulle tasse dei cittadini. Di conseguenza sarà un buco nei monti che creerà un gigantesco buco nei conti dello Stato. E le motivazioni fondamentali, perché secondo noi questa linea non può avere condotto di privata, sono che non esiste una necessità di una crescita dei traffici merci del porto di Genova, pari a giustificare l'urgenza di un sesto valico Appennino oltre i cinque esistenti. Non c'è un disegno razionale dei traffici provenienti dalla Tirrenica e dal Marittimo, non può concentrare tutto sulla linea Genova-Milano, vista l'esistenza di tre porti e di cinque valichi appenninici che si aprono a ventaglio su nove valichi alpini. Esistono ancora ottime possibilità per l'incremento delle possibilità di trasporto nel recupero e ammodernamento strutturale e tecnologico delle linee. Infine, il territorio su cui si intende far passare la nuova linea Sinda Tortona è già abbondantemente oppresso da strutture viarie di altro tipo, industriali, commerciali. Lo spazio per altre strutture è ormai ridotto a pochi corridoi a delicatissima sensibilità ambientale. E vorrei dire anche tante altre cose, ma mi rendo conto che non posso parlare soltanto io stasera, quindi è giusto che... Quindi cerco di andare avanti su un tema che credo interessi ancora di più il nostro Consiglio Comunale. Oggi si parla con grande enfasi del rilancio dello scalo ferroviario di Novi San Bruno. Si dice anche di un ampliamento del centro logistico di Rivalta. C'è una richiesta, infatti, per 80 ettari di territorio da destinare depositi container e due binari dell'accordo per introdurre nel deposito di container. Tutto questo inoltre pare dipendere quasi esclusivamente dall'avvio del terzo lotto. La tesi dei dirigenti dell'FS è però diversa. Il terzo valico servirebbe per portare le merci del porto di Siena fino a Rotterdam, caricandole su treni lunghi in grado di trainare più di 1000 tonnellate e quindi non vincolati nel peso della pendenza dell'attuale linea di Guadalupe. Le stesse ferrovie avevano riconosciuto in diversi incontri che la giustificazione del TAN non poteva essere l'incremento previsto dei treni del porto, ma semmai la possibilità di comporre nel porto treni da 1200 tonnellate da mandare direttamente a destinazione. Ma allora se le merci, superato l'ostacolo della pendenza della linea, viaggiano direttamente da Genova ai Valichi Alpini a Rotterdam, a che fermare treni a San Bovo alle Valle? Cosa vanno a fare in questi scali dei treni che sono già predisposti per le lunghe percorrenze, dove è fatto solo 50 km rispetto alle migliaia che hanno da lì? Alla luce di questi fatti che ho esposto, vorrei entrare in particolare su Novi San Bovo. La funzione storica, che dura da più di 100 anni, è sempre stata quella di uno scalo merci, ossia comporre treni per varie destinazioni ricevendo da altre relazioni, soprattutto da Genova, merci a destinazione mista. Dal porto arrivano spesso treni corti e leggeri che sono mandati per Milano, per Bologna, per Novara, eccetera. Treni più lunghi e pesanti che non incontravano più problemi di pendenza sulle linee. Ma se il problema delle pendenze si risolve con una linea nuova, San Bovo allora purtroppo non serve più. Per Novi San Bovo sono certamente più funzionali le linee storiche esistenti. Il terzo valico lo taglierebbe decisamente fuori dalle grandi relazioni nazionali ed estere. Io vorrei aggiungere ancora questo. Ho cercato di informarmi, spero di aver capito, da dei
degli amici e compagni ferrovieri, e per quanto riguarda